viviamo il nostro Sanremo. Ci stiamo avviando, lo viviamo alla nostra maniera e pensate che la tigre che ho davanti a me di Sanremo ne ha fatti 5, è vero? Addirittura quasi 6 se ne consideriamo un altro jazz. Vilma De Angelis. Ciao la tigre, wow! Buongiorno a tutti, allora, grazie, grazie. Vilma, noi siamo rimasti esterrefatti alle prove 2 ore fa, ha un'energia questa donna che è qualcosa di inimmaginabile. Grazie. Senta Vilma, voglio partire proprio se mi permette da Sanremo. Sì. Ma ci dica, senti, dammi del tu per piacere. Per me è un onore, è più facile. Se me lo dici tu, io così piccolina, allora facile. Vilma, ti do del tu. Senti Vilma, 1957, questa piccolina, questa creatura che aveva un'energia da vendere, viene reclutata per un festival jazz. Sì, perché diciamo io cantavo già parecchio e il jazz era la mia passione, solo che in quegli anni non conosceva nessuno. No, ti chiedevano ma che cosa canti, io andavo a fare le serate e facevo i miei pezzi jazz e mi guardavano, cioè questa qui è matta, cosa canta? Perciò il jazz era molto difficile, e era proprio una nicchia, una piccola nicchia, però io mi ci buttai a capofitto assistita dai cultori, cioè certo. Il presidente che si chiamava Polillo, Maffei, erano dei grossi personaggi che si occupavano di jazz e mi reclutarono perché nessuno, c'era Lillian Terry che però era di origine inglese, poi c'era un'altra, non me la ricordo, era c'erano dei nomi straordinari, ma come dici tu, erano più noti all'estero che non in Italia. Esatto, erano esatto. Dei profeti quasi del jazz, quindi bisognava anche reinterpretarli e portare qui. Però quello è stato un trampolino di lancio, perché ma l'anno non lo dopo... so, perché poi in contemporanea io avevo fatto dei brani per un maestro che si chiamava Malgoni, che volevano inserire questi, lui scriveva per una casa musicale, la Sauter, e volevano inserire i suoi brani anche all'estero. Mi fece fare un 45 giri con 4 canzoni sue, abbastanza sconosciute totalmente, che doveva girare certo. nelle edizioni del mondo per far capire il talento di questo maestro. E io feci questi 4 pezzi che furono incisi dalla Philips. E così la Philips mi scoprì contemporaneamente, sai le cose strane della vita, certo. Aspetti così, poi ti scoppiano 2 cose positive esatto. contemporaneamente e io diciamo che nel 58, giovanissima, fui costretta a fare una scelta. Che fai? Fai il jazz oppure, o canti Casetta in Canada? Perché infatti... Perché ricordiamo che Casetta in Canada l'ha cantata per prima Vilma De Angelis. No, Sanremo l'aveva cantata Gloria Christian. Io l'avevo incisa per la Philips. E questo disco, devo dirti che in Nord Europa spalanca era veramente scoppiato. Perché la tua particolarità, Vilma, è quella. Tu nei Paesi Bassi esplodi, arrivi anche a fare tantissimi concerti dal vivo, eccetera. Poi arrivano ovviamente anche le occasioni. Ed arriva, posso dirti una cosa, una canzone che si chiama Nessuno. Sì, perché il mio primo Sanremo, finalmente. Io vado a Sanremo a fare il Festival del Jazz nel 58. E invidio quelli che sono al festival, in fondo, capisci? E nel 59 arriva mi conquisto lo spazio e vado a Sanremo con questa canzone. E scusate, visto che la Vilma De Angelis ha provato, come, ma voglio dire, con una professionalità che fa veramente spavento alle non nuove leve. Non esagerare, la mattina, no, appunto, perché sono le 7:30 di mattina che sei arrivata qua. Noi ti chiediamo, Vilma, se ci regali Nessuno, sei d'accordo? Va bene, ma molto volentieri. Allora, aspetta, perché sei qui. Si prepara, è la prima Vilma. Volta che io canto con gli auricolari. Ma tanto te le sfide piacciono. E allora, Nessuno, Vilma De Angelis, io grazie. Mi metto in piedi. Prego, eccomi, prego. Qua. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare. Perché questo amore il cielo ci dà, sempre vivrà. Nessuno, ti giuro nessuno,
la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato e avvenire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. E nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Non vorremmo che finisse. Vilma, devo cantare ancora, avevamo detto di... Siccome mi fanno cantare tanto. Ma tanto ci fanno cantare, scusate, ma te lo sappiamo benissimo, cara Vilma, lo sappiamo benissimo. Ma poiché ti, sei un jukebox, ci accomodiamo perché noi faremo questo viaggio avanti. Va bene, e dietro, okay, volentieri. Ma scusate, e sono le 9.39, 33 minuti, io non ho parole. Tra l'altro, Vilma, questa è la versione... Questa è la versione autentica, ufficiale, sì. Perché poi arriva la Mina, la stravolge, sì, e ne fa, diciamo, una interpretazione diversa. Diversa, sì, tra l'altro le ha portato fortuna anche a lei, esatto, come a me, esatto, questa canzone. Io Sanremo la cantai con Betty Curtis, esatto, che mi piace ricordare e che ci ha lasciato da 10 anni. Sì, e, sì. E perciò, però nasceva così questa canzone, dolcissima. Io quando senti il film, ecco, sta andando in onda adesso. Tutte e due insieme, che tutte fu una sfida meravigliosa. Lei cantando lei la sua... Lei cantava molto melodico, esatto, e non aveva problemi. Esatto. E io la cantavo ritmica e anch'io non avevo... Eri trafichissima, come so dire, guardatela tutte e due. Senti, Vilma, ma Sanremo allora era quello che noi vediamo, un grande business, grande tensione, tutti facciamo finta di dire non ci interessa, ma siamo tutti poi incollati, sì, a vederlo. Com'era l'atmosfera allora? Ma diciamo che tutto quello che tu hai detto esisteva già allora, certo in maniera minima, perché poi figurati che questo primo festival al quale io ho partecipato nel 59, la televisione era una sola, capisci? Perciò era un canale solo e si bloccava la nazione. È vero. E noi avevamo, noi che abbiamo avuto la grossa fortuna di partecipare, in 6 minuti, diciamo, io avevo 2 canzoni, una bellissima per tutta la vita che non andò in finale, però diciamo che in 6 minuti tu conquistavi l'Italia. Esatto, questo forse è la differenza di oggi, perché oggi arrivano a Sanremo e sono già i big, sì, cosiddetti, sì, big. Lì poi qualcuno di voi era la prima volta che si esibiva davanti a una platea così, sì, sterminata. Beh, avevamo già quasi tutti fatto molta televisione, perché, certo, la televisione nasceva e allora con tutti i programmi, proprio, sai, ti reclutavano nel corridoio. Bellissimo. Eri in teulada ed eri ospite di un programma di Guidino Sacerdoti, passava Gaber e ti diceva: che fai qui? Vieni di là che sto facendo. Ma è bellissimo. Era bellissimo, era un'altra atmosfera. Però ci è servito veramente molto molto. Vilma, poi cominci ad inanellare un successo dopo un altro, ci sono i tuoi cavalli di battaglia. Quando viene la sera, ancora una magia meravigliosa, ti possiamo rivedere, ci permetti? Guarda, allora, chi che regalo. Rivedere, sì, certo che ti vogliamo rivedere. Pezzettino piccolo, piccolo, eh. Guarda, anche okay, qua, guardate. Vieni, son qua, solo per te. Vieni qui, siamo vicinissimi. Quando cala il sole, la luna appare, tu non puoi mancare. Mentre baci me, mentre bacio te, lascia che ci guardino. Per gli innamorati questa è l'ora di sognar. Vieni qui, siamo vicinissimi. Sotto braccio a te, sembra di volare. Quando vieni la sera, vieni, son qua, solo
Che tempi! Guarda lì che meraviglia! Vilma, che sogni avevi allora a riguardarti adesso facendo un passo indietro? Ma che sogni avevo? Sì. Dove volevi arrivare? No, non mi ero prefissa niente. Per me essere arrivata a Sanremo era stata la conquista. Qui quando viene la sera poi il secondo anno arrivai terza, no? Esatto. E dietro Modugno, Dorelli. Cioè, scusate, no, se poco voglio dire, hai detto i miti della canzone. Dall'Ara, Rachel vinsero, poi c'era Modugno e Dorelli e poi io e Gio Sentieri con questa canzoncina alla quale non avevamo dato nessuna importanza, che è stata anche lei molto importante. Senti, ma poi, se ti dico Patatina, anche a quella non ci avevate data molta importanza? No, diciamo che Patatina per me era stata una grossa poi delusione, perché Patatina non andò in finale e io nel 61 e io pensavo che la mia carriera fosse finita lì. Perché poi sai, vinci a Sanremo, arrivi terza, hai tutto ai tuoi piedi, vai di qui, vai di là, ti chiamano, Meccia scrive questa canzone pensando a me, fanno la bambola con la mia faccetta, cioè io arrivo a Sanremo e dico: ah, quest'anno l'ho fatta, e non vado in finale. Ti dico, una tragedia. Però ti dico una cosa, Vilma, lo sai che anche oggi si dice che in realtà poi chi vince non vende, perché poi dopo, se Patatina è diventato il suo successo planetario, che adesso tu ci canti, non so se mi spiego. Ma certo, Vilma De Angelis e Patatina, guardate che spettacolo. Sì, stanno qui, eccoli qua. Ecco qua, Walter tutto per Vilma De Angelis. Ecco, anche Patatina, va bene, dai, vado. Eccomi. Bambina piccolina, patatina col naso piccolino, patatino. Tu come nelle favole sei nata sotto un cavolo, tra ciuffi di prezzemolo. Bambina piccolina, patatà, patatina, con naso piccolino, patatino. In un mattino limpido, coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano, sei nata tu. Capelli di colore biondo grano e gli occhi di colore ciel sereno, due piccole manine di velluto, in un minuto sei nata tu. Bambina piccolina, patatà, patatina, col naso piccolino, patatà, patatino. Chi crede nelle favole, cercando sotto i cavoli, può avere la fortuna di trovare te. Bambina piccolina, patatà, patatina, col naso piccolino, patatino. Chi crede nelle favole, cercando sotto i cavoni, può avere la fortuna di trovare te. Detto che era una tigre. grazie. Questo pezzo mi diverte sempre. Noi siamo pazzi di tutto, quindi ti lascio immaginare. Tu hai creduto nella favola, Vilma, ora al di là di tutto. Devo dire che ho creduto nella favola, perché come ti ho detto, questo brano dopo, cosa sono, 50 anni? Un pochino di più, pensa tu, che disastro. E cioè, forse è l'unico brano per il quale mi ricordano,
Poi ogni tanto qualcuno fa la pubblicità delle patatine e ci mette pure quella, però non patatine. Ma non fatta da me, non so perché, vorrei chiedere a quelli che fanno le pubblicità. Vilma, tra l'altro tu rispetto ad altri colleghi che poi sono caduti nell'oblio, a un certo punto tu hai avuto anche un momento difficile, cioè è arrivato un momento in cui Vilma non la cercava più nessuno. Sì, perché c'è stato proprio, ecco, io sono andata 5 volte a Sanremo, dopodiché c'era stato un risvolto del gusto del pubblico, sì, dei discografici che dovevano lanciare cantanti nuovi. Io ho lasciato lo spazio, nella mia casa discografica, ho lanciato lo spazio a Orietta Berti, perché Betty Curtis a Gigliola Cinquetti, perché c'era questo rinnovo di generazioni, capisci? E noi a 35 anni eravamo ormai rottamati, veramente una tristezza infinita. Però il pubblico, grazie al cielo, non ti aveva dimenticato. Allora andavamo a cantare in giro con è una foto con Betty. Guardate che tra l'altro ci dai l'occasione veramente di ricordare. Sono contenta. Guarda, bellissime tutte le A quel punto, capisci, andavi a cantare dappertutto, in Germania, in Svizzera, in America, perché in Sud America soprattutto, perché la gente non ti aveva dimenticato. Esatto. Ma in Italia non c'era più niente da fare, chiusa la televisione. Lo stesso anno io perdo mia madre. Insomma, però hanno poi veramente... dopo, questa forse, non so se i tempi fossero diversi, però poi c'è sempre qualcuno che capisce che tu puoi dare ancora tanto. Paolo Limiti un giorno ti chiama, pensate 1978, e alla Vilma che proposta ti fa? E mi telefona, me lo lascia in segreteria telefonica. Se le segreterie di allora, no? Col nastro. Paolo, che era amico, mi aveva già fatto fare cose, nascevano le televisioni, chiamiamole private, esatto, no? Telenord Italia, Telereporter, insomma queste televisioni piccole che nascevano allora, e Paolo mi chiama e mi dice... Madonna, ma guardate, scusa, poi ci stiamo guardando un momento alle spalle, guardatela, è favolosa, perché... E ti fa una proposta allora nuovissima? Certo, perché mi dice... nei paesi europei, ma anche e soprattutto in America, dove la televisione è già molto più diffusa che da noi, fanno le ricette in televisione, però non le fanno gli chef importanti. Esatto. Scelgono un personaggio che sia conosciuto, che abbia una faccetta simpatica, e arrivano e dicono: mi sembri adatta. Lui era direttore dei programmi di Telemonte Carlo allora, no? E mi disse: te la senti di fare un numero zero di un programma di cucina? La mia risposta fu: Paolo, ma io non sono una cuoca. Ma tu non devi essere una cuoca, perché tu devi solo proporre una ricetta, ma deve essere facile, deve essere ripetibile, perciò sei adattissima. Proviamo. E insomma, lei è la mamma, le caso dirlo, della cucina. Ma pensa tu cosa ho fatto! Adesso non puoi più accendere la televisione. Siamo tutti ingrassati, 20 kg. 20 kg, senza aver mai saputo cucinare non solo, più di tanto. Poi, scusami, abbiamo creato questi miti che sono gli stellati, esatto. Cioè i cuochi. Lo devono alla Vilma De Angelis e a Paolo Limiti. Bravi, bravissimi. Altra Vilma, altra capacità che hai avuto tu di non rimanere ancorata al passato, ma anche di saper interpretare canzoni che sono storia ma più recente. Io penso a un interprete, autore come Claudio Baglioni. Ah, il mio idolo. Perché guarda, è il tuo idolo. È il mio idolo. Beh, raga, a me Claudio, questo lo twittiamo. Io non lo conosco, non lo conosco. Ma sarebbe il caso di farvi incontrare. Però lo adoro, trovo che sia di una bravura straordinaria. E tu lo adori al punto tale che gli regali una tua personalissima interpretazione di Avrai. Chi conosce la musica di Baglioni sa che Avrai forse uno dei suoi pezzi più difficili. E forse solo Vilma De Angelis. Grazie. Dal vivo si può misurare con una cosa del genere. Grazie. Va allora bene? Adesso allora, e Avrai sempre Vilma Walter. Ti stai divertendo, vero? Grazie al nostro Walter D'Arcangeli. Grazie. Perché io da cantante antica, chiamiamola non, antica, non uso, non ho mai usato, ma però sono perfetti. Ma hai visto? Ma che bello, le abbiamo fatto scoprire anche questo. Avrai. Sul tuo viso,
come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, suoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa, e un buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. E avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si rincorrono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori, che d'estate è un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di telline, e neve di montagna e pioggia di colline, e avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, fiumi di foglie gialle ad incendiarti il cuore, e avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà tradito, deluso e ingannato, e avrai, avrai, avrai il tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, 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 amore avrai. Chiedo scusa, mi date una camera, come dicono le divine in televisione. Claudio, io dico una sola cosa: a bel tempo si spera si canta dalle 7:30 alle 8:30, dalle 9 alle 10 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Se vuoi approfitta pure. Io sarei onorata al posto suo di poter cantare con una come Vilma De Angelis. Grazie. Beh, ma veramente un'interpretazione meravigliosa. Grazie. Di un brano difficilissimo. Bellissimo. Difficil- è meraviglioso. Tra l'altro bellissimo. Vilma, come hai fatto a non rimanere davvero con un piede dietro alle spalle? Come fai a reinventarti, ma anche ad accettare di interpretare brani nuovi, moderni? Ma questo dipende, praticamente, sai, sei in giro da tantissimi anni, proprio da una vita. Io ringrazio veramente qualcuno lassù che mi ha dotato di un fisico che ancora riesce a non crollare. Cioè, non avete idea, non possiamo dirvi delle cose. No, ma lo sanno. Noi tra poco ci abbiamo le stecche, ma insomma, sei unica, sei unica. Allora capisci, grazie. Vai a cantare, fai gli spettacoli rari, perché non ho più tanta voglia, devo dirti la verità. E mi dispiace, perché poi quando lo faccio lo vedo che è importantissimo per me cantare, è la vita. Però sai, se non hai degli spazi, certo, belli come quello di questa mattina, dici di no, no? E allora, perché diventa pesante, poi ti vedi, non ti vedi più pimpante, ti sembra... però se vai a cantare, va bene, devo cantare Patatina, c'è Rasella, Nessuno, Quando viene la sera, il tango delle capinere, che non so dove. Però dici, ho bisogno di qualcosa, certo, di oggi, e di qualcosa di oggi, purtroppo, le bellissime, che adesso c'è il Festival di Sanremo alle, certo, porte. Certo. Io sono sicura che anche quest'anno, come gli ultimi, non esce un brano che tu possa purtroppo cantare, purtroppo. Purtroppo. Le canzoni belle, quelle che puoi ancora cantare, devi tornare indietro di 15 anni. Vilma, ed è un peccato. Ti, capisci, dico una cosa, e credo di interpretare tutto il pubblico qui e a casa.
i migliori anni della tua vita saranno quelli che verranno. Perché no, guarda, no, ci hai regalato, che... no, no, no. Chi si... Dove vuoi arrivare? Chi si sveglia? Sono stata brava, ho fatto un giro. Chi si sveglia la mattina con la tua grinta, grazie al buon Dio evidentemente, sì, con la tua forza e la bellezza che regali, può soltanto avere tantissimi progetti avanti. E allora l'ultimo regalo che ci fa per caso, per oggi, la nostra Vilma De Angelis, è proprio i migliori anni della nostra vita, è come li canta lei, credetemi, sono brividi assicurati. Vedi un altro mio idolo, Renato Zero, Renato che ci ha dato come... Ma noi li come... chiamiamo tutti e venite tutti qua. Ma dai! Ho bisogno grazie di te, al nostro grazie. Walter, posso fare un applauso a Walter a certo, nome di lo... tutto lo studio, meraviglioso. Ma che bravo, grazie. I migliori anni della nostra vita. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su d'una soffice nuvola rosa. Tu come un gentiluomo ed io come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo sul lontanissimo pianeta, e che il mondo da qui sembra soltanto una bottola segreta. Tutti cercano tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi solo resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte, che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Vai avanti, vai avanti. Stringimi forte, che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Vita. Abbiamo voluto tagliarli tutti perché ci sembrava di cantare troppo. I migliori anni della nostra vita. Grazie. Vilma De Angelis. Signora, possiamo, adesso le do del lei, possiamo farle questo omaggio? Grazie, è grazie. È solo per dirle grazie di quello che ci ha regalato oggi e che continuerà a regalare. Grazie, grazie a tutti, un bacio. Non ho parole. Ciao. Grazie. Vilma De Angelis, che giornata memorabile. Grazie pubblico. Grazie. Grazie. Grazie a voi. C'è il medico.